ragazzi, e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Finalmente sono tornato con un video un pochettino più serio di quello dell'altra volta, tanto per ridere, ragazzi, per farvi vedere lo scherzo natalizio. Niente, ragazzi, questo video potrebbe interessare a molti di voi. Come potete vedere, io ho quasi 4 miliardi, contanti 4.500, vabbè, ragazzi, lasciamo perdere. Comunque sia, molti di voi mi hanno chiesto come avere il carro armato prima del livello 70, perché sicuramente molti di voi hanno ottenuto così tanti soldi, hanno ottenuto miliardi, grazie a quel bug che sta circolando in tutta la rete, con tutti i giocatori che ottengono più di 1 miliardo o 2 miliardi con le taglie. Quindi, ragazzi, voglio condividere con voi questo, in modo che così almeno noi italiani possiamo spaccare il culo a inglesi, francesi, tedeschi, americani, messicani, quello che cazzo è, cinesi. Prima di, cioè, ovviamente spaccargli il culo con questo bug, visto che ve lo spiegherò in una maniera molto semplice e molto veloce. Allora, ragazzi, chiamo B. Eccoci, ragazzi. Allora, siamo online. Ovviamente mi chiama Don per quel cazzo di paracadutismo, quelle cazzate varie. Allora, per avere il carro armato prima del livello 70 è molto semplice, ragazzi. Dovete cliccare la croce in direzione alta, selezionare il telefono, andare su internet. I passaggi sono molto veloci, ragazzi. Allora, dovete andare su Warstock Cake and Carry. Non badate al mio inglese merdoso, però questo qua è il negozio che dovete cliccare. Cliccate Warstock Cake and Carry, che sarebbero le esigenze militari, quelle tutte le cose militari. Come vedete, io ho il carro armato bloccato a livello 70, quindi cosa fate? Prendete, tipo, selezionate un altro veicolo. Io solitamente seleziono il mule, che è questo. Entrate nella pagina del mule e, come potete vedere, c'è scritto acquista mule. Non lo acquistate voi, ma tornate alla home con la casetta. Con la casetta dove c'è. Cioè, la casetta raffigurata lì su a sinistra. La cliccate e tornate alla pagina iniziale. Cosa fate successivamente? Cliccate sulla barra dove c'è scritto www.afine.info. Cliccate su quella e premete contemporaneamente A e B. Così. Finché non vi esce la pagina, ragazzi. Vedete che vi è uscita la pagina Warstock Shake and Carry. Cosa fate? Cancellate il 22, Details 22, e mettete al posto di 22 1, ragazzi. Come potete vedere, adesso vi faccio vedere, dovete cliccare invio ed esce il carro armato, ragazzi. E cosa posso fare? Posso fare tranquillamente l'acquisto del carro armato senza dover aspettare a livello 70. Ve lo spiego molto semplicemente, ragazzi, perché ovviamente magari una volta non vi basta, perché è un po' difficile come processo. Cioè, è difficile per modo di dire, la difficoltà è solo nel premere A e B insieme. Allora, ragazzi, cliccate di nuovo, andate su, sì, andate su sto cazzo, andate su internet, andate su Warstock Cake and Carry, scegliete un veicolo a caso, quello di quelli che volete. Io vi ho fatto l'esempio, il mule. Ok, siete andati dentro la pagina, non lo comprate, cliccate. La mia voce sta andando a fanculo. Mi sono appena svegliato. Cliccate sulla home. Poi cliccate sulla barra dove c'è scritto la barra, ovviamente dove c'è scritto www.ifine.info. Cliccate. Vi togliete tutto. E poi cliccate ripetutamente A e B insieme. Premete insieme A e B. Finché non vi esce, Cristo di Dio, non vi esce Warstock Cake and Carry con Details 22. Cosa fate? Cancellate con questo il simbolo dell'iPhone, tipo iPhone, questa cosa qui. 22 e mettete al posto del 22 1. Premete invio e voilà! Carro armato prima del livello 70. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Poi, un'altra cosa, ragazzi, prima di finire il video, mi stavate chiedendo dove cazzo finisse il carro armato una volta acquistato. Allora, ragazzi, dovete solo e esclusivamente prendere una macchina, cazzo, quella che volete voi, o stronza, fermati, voi coglioni. Chiamate, prendete il numero di telefono, prendete sì, contatti, andate su Pegasus. C'è un furgone blindato qui davanti. Andate con Pegasus, cliccate Rino e ovviamente la Pegasus vi farà comparire il carro armato da qualche parte nella città. Ovviamente solitamente i posti sono dentro la centrale di polizia, nella spiaggia, vicino al cinema. Vabbè, stavolta mi sa che me l'ha fatto comparire nella spiaggia, ragazzi. Quindi basterà prendere una strada tipo questa. Adesso vi faccio vedere. E trovate il vostro Rino. Perché ovviamente le macchine vanno dove cazzo vogliono. Dove. Brutti stronzi.
Quindi basta che prendete una strada e ovviamente trovate il vostro rovino e comparirà esclusivamente quando vi avvicinate a voi. Quindi non preoccupatevi nel caso ve lo volessero rubare gli avversari. Però ovviamente se gli avversari vi accompagnano quando state andando a prendere le rine e vi ammazzano, ovviamente vi fottono il rino. Quindi ragazzi, ovviamente noi ci facciamo un bagno nel lago. Ma sì, cazzo, vai! Vai macchina! Grandissimo! Ecco il carro armato, ragazzi, come potete vedere, ce l'avete. Io ovviamente sono in sessione solo a inviti, perché altrimenti incomincio le stragi qui. Salite sul carro armato e ovviamente sarà tutto vostro. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, cazzo. E pensate alla distruzione che combinate online, ragazzi, il divertimento. Cioè, ragazzi, non vi possono uccidere. Anzi, devo essere sincero, una volta mi hanno ucciso, sapete come mi hanno ucciso? Ovviamente le sbarrette di ferro, ragazzi, per i bimbi minchia. Non si distruggono, il carro armato si spacca sopra. Ovviamente, vi dico soltanto che il divertimento sta nell'ammazzare tutti gli avversari online. E vi stavo dicendo che una volta un poliziotto è riuscito a uccidermi con un colpo di fucile a pompa dentro il carro armato. Spiegatemi come, io non so come cazzo abbia fatto, però ce l'ha fatta. Quindi, ragazzi, fermiamoci qui. Da Kura90 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete trovato utile, se vi è piaciuto, e ci rivediamo alla prossima, quindi, bella raga!